Ciao cari amici, oggi prepareremo insieme un delizioso dolcetto all'Oreo. Prima di tutto ci servono 180 g di biscotti Oreo. Poi, su un tagliere, tritiamo i biscotti con l'aiuto di un coltello. Possiamo tritarli in modo grossolano, non è importante. E come vedete è un'azione molto semplice. Vi ricordo di scrivere nei commenti che cosa ne pensate di questa ricetta. Una volta finito di tritare i biscotti, rovesciamo all'interno di una padella antiaderente una lattina di latte condensato. Sono circa 380 grammi. Aggiungiamo poi 50 grammi di cioccolato bianco. Dividiamoli a pezzetti in modo che dopo si sciolga più facilmente. Accendiamo il fuoco a fuoco basso. Iniziamo a mescolare per far sciogliere il cioccolato bianco. Continuiamo a mescolare fino a quando il cioccolato bianco non si sarà completamente sciolto. Una volta che il tutto si sarà amalgamato, portiamo a ebollizione e vedremo che il composto inizierà ad addensarsi. Quando il composto si sarà addensato, aggiungiamo i biscotti tritati. E continuiamo a mescolare, è importante continuare a mescolare. Una volta finito di mescolare, non vi resta altro che travasare il composto all'interno di uno stampo. Potete scegliere lo stampo della forma che preferite. Io però vi consiglio di utilizzare uno stampo in silicone, in modo che dopo sia più facile estrarre il nostro dolce. Una volta trasferito tutto il composto, mettiamolo a riposare per un'ora in frigo. Passata un'ora, il nostro dolce dovrebbe essersi rassodato per bene. Come vedete, grazie allo stampo in silicone, è molto facile estrarre il dolce. Una volta estratto, non ci resta altro che tagliarlo. E adesso il gioco è fatto! Anche questa volta si è rivelato un dessert incredibilmente delizioso, perfetto per uno spuntino e anche per toglierci qualche sfizio dopo il pasto. Adoro le ricette così semplici, sono veloci, facili, ma soprattutto divertenti. Amici, vi ringrazio per i vostri mi piace e commenti, per aver visto questo video. Ci vediamo alla prossima ricetta e soprattutto buon appetito!